tengo a precisare che il 19 gennaio del 2006 Emanuele Boldini ci ha lasciato con l'amaro in bocca, perché non ha potuto godere di tutti i benefici che ci sono stati nell'associazione antiracket e i risultati sorprendenti che ci sono stati. Quindi io avrei voluto avere il piacere di avere con me a fianco ancora Emanuele Boldini per gioire assieme di questi risultati. Purtroppo se n'è andato in giovanissima età, però avevo fatto io una promessa che non ho potuto mantenere prima, perché per questione di fondi, per questione delle altre cose organizzative, e finalmente mi è venuta l'idea di fare un concorso letterario. A chi mi dovevo rivolgere se non a un espertissimo nostro associato e un coordinatore, Enrico Ascia, che è associato nostro, fraterno amico mio, fraterno amico di Emanuele Boldini, anche lui scout, e quindi condivideva assieme. Voglio dire due parole solo di Emanuele Boldini, che quello che mi diceva sempre quando io la domenica a volte lo andavo a cercare per fare così, cambiare due parole, andare in qualche altro posto, mi diceva: no, assolutamente, la domenica per me è sacra, la domenica io devo stare con i miei ragazzi. Questo era l'entusiasmo che effettivamente lo distingueva, perché era sacro stare con i suoi ragazzi. Quindi la